Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo video andremo ad ottenere un altro dei Pokémon iconici di Ash. Come avete letto dal titolo, otterremo Gumi. Esattamente, quindi io vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Gumi, che poi si evolverà appunto fino ad arrivare al terzo stadio, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco Pokémon di questo tipo. Detto ciò, iniziamo. La nostra squadra, come vi faccio vedere, è composta da Hawlucha, Fletchinder, Frogadier e Pikachu. Questa è la squadra per adesso definitiva di Kalos, a cui tra poco si aggiungerà anche Gumi. E nello scorso episodio abbiamo preso la nostra, credo, terza medaglia. Fatemi andare a vedere un secondo nella borsa, eccoci qui. Abbiamo sì la terza medaglia di Kalos, abbiamo la Bug Badge, Cliff Badge e Rumble Badge, presa proprio nella scorsa puntata contro Ornella, qui a Yantaropoli. Ora andremo verso est, verso il percorso 12, prima questa via era bloccata, e proseguiremo la nostra avventura verso Temperopoli. Ora però guidiamoci il percorso 12 e già di sotto vediamo Gumi. Vediamo se possiamo prenderlo o no. Prima dobbiamo sfidare questa allenatrice. Questa sarà la più grande battaglia mai vista. Oh, incredibile, chissà che Pokémon ha questa. Vediamo, questa Nini. A Smoocham. Ma cioè, tu davvero dici che sarà una battaglia incredibile con Smoocham? Ma che problemi hai? Beh, innanzitutto, contro Farfetch'd manderei Frogadier. E direi di mettere davanti Frogadier e Gumi, appena appunto lo prendiamo, per iniziare ad allenarli. Andiamo di Ice Beam. Ah, di pochissimo non è morto, peccato. Risponde con un Air Cutter e noi andiamo con Round. Ok. E abbiamo battuto anche Nini. Ora prendiamoci Gumi. Sembra perso. Vuoi portarlo con te? Ma certo che sì. E otteniamo Gumi. Andiamo subito a dare un'occhiata alle sue statistiche, alle sue mosse. Livello 30, quindi niente male. Non dobbiamo nemmeno allenarlo più di tanto. E Jolly Nature. Aumenta l'attacco speciale e diminuisce la velocità, oppure il contrario. Aumenta la velocità e diminuisce la difesa speciale. Fatemi vedere. Sì. No, aspettate. Aumenta l'attacco speciale e diminuisce la velocità. Come abilità ha idratazione, guarisce appunto i suoi problemi di stato se piove. Flagello, Idropulsar, Rain Dance, questa gliela lasciamo perché è importante affinché si evolva poi nel suo stadio finale. E Bide, che serve pazienza. Allora, fatemi vedere un attimo le statistiche di questo Pokémon. Sarà un attaccante speciale o un attaccante fisico, Goodra? Che natura sarebbe meglio metterli? Scrivetelo nei commenti, voi che sapete magari meglio come gestire questo Pokémon. Io della sesta generazione so poco. A questo punto però mettiamo davanti Gumi, mettiamo Frogadier a dargli supporto in caso di lotta in doppio, poi andiamo magari a dargli qualche mossa interessante a Gumi. Come tipo? Fatemi vedere che tipo è. Tipo Acqua Drago? Fatemi vedere un secondo. No, tipo Drago e basta. Beh, a questo punto ragazzi noi avevamo preso Oltraggio, no? Vediamo se lo può imparare. Allora, Outrage, vediamo se lo troviamo. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua, Outrage. Sì, lo può imparare, vai, diamogli Outrage assolutamente al posto di pazienza. Ecco fatto, una mossa di tipo drago molto interessante e con cui almeno può sfruttare la stab. E poi credo basta, potremmo dargli magari Surf al posto di Idropulsar. Quindi scendiamo giù fino in fondo e prendiamo Surf. Eccolo qui. Vediamo se lo può imparare. No, non lo può imparare. Tecnicamente potrebbe impararlo Pikachu. Divertente, ma anche no. A questo punto dai, possiamo provare ad andare avanti con Gumi. Tu sei un allenatore? No. We raise Skiddo here. They help us out in all of our deliveries. Che allora allevano gli Skiddo. Tra l'altro Skiddo li possiamo trovare anche selvatici in questo percorso, se siamo fortunati. E li usano per le consegne. Salve. Stop right there, criminal scum. Sì, dovrebbe continuare la frase per la citazione a Skyrim, credo. O a Oblivion. Allora, Barbaracle. Tipo acqua roccia, se non sbaglio.
Che merda di Pokémon. Andiamo di oltraggio. Poison Jab. Cosa? Quanto male mi ha fatto? Sì, boh, va bene tutto, però. Cioè, pure oltre ad essere un Pokémon di merda, mi ha pure ucciso. Andiamo di Frogadier. Mi ha pure ucciso Gumi. Allora, andiamo di Geloraggio. Non gli fa molto, peccato. Guarda che danno che fa, ma che schifo che fai. Surf. Questo sicuramente gli fa più danno. Ecco fatto, crepa. Schifo di Pokémon. Fatemi tornare un secondo subito al centro Pokémon, tanto è qui a due passi. Non sto a tagliare il video. Andiamo a curare il nostro povero Gumi. Perché? Niente, è stato disintegrato da un Barbaracle totalmente inaspettato. Quindi curiamolo. Sarà un po' difficile allenare Gumi. Almeno finché non si evolve al secondo stadio. Sliggo dovrebbe essere. E poi Kudra. Ecco, finché non si evolve in Sliggo sarà un po' tosta, eh. Vediamo un po' se ci sono dei Pokémon selvatici qui da prenderci. Oltre a questo strumento. Abbiamo un Flabébé, attenzione, non l'abbiamo ancora preso Flabébé, quindi cerchiamo di prenderlo. Come vi dicevo, io faccio il Living Dex, ma non sto a collezionare tutte le possibili varianti di un Pokémon. Quindi, per esempio, tutti i possibili colori diversi del fiore di Flabébé li lascio perdere. Me ne basta uno di Flabébé. Ok. Tipo folletto. E abbiamo anche lui. Prendiamo questo strumento che sono degli avanzi, niente male. E sfidiamo questo allenatore. Sei l'attore perfetto? Ma per cosa esattamente dovrei essere un attore perfetto? Snubbull. O Snubbull. O Snubbull. Boh. Ok. Intimidazione. Andiamo di Water Pulse. Ok, viene sostituito Gumi. E viene tirato in campo Fletch Inder. Beh, l'hai voluto tu, acrobazia. Perfetto, poi Gallade, tipo lotta. Rimanderei in campo Gumi. Devo riuscire a far riprendere un po' di punti esperienza, altrimenti qua è un casino. È un casino davvero. E cambiamo poi subito Pokémon e mandiamo in campo Polucia. Sperando che non usi psicotaglio, altrimenti mi sono fregato. Ok, ero assalto, lo reggo più o meno. E andiamo in acrobazia. Perfetto, poi cos'è Dark? Dark? Ah, Dark è Holucha, Holucha Shiny? Dovrebbe essere lui, no? Dark, guardalo lì, sì, Holucha Shiny, Holucha Nero. Cambia un Pokémon. E contro Houlucha io manderei Frogadier. Guardate che piano piano Gumi riesce a salire di livello, eh. Karate Chop, lo berreggiamo e andiamo di Surf. Che fa parecchio male. Ancora Surf. Perfetto. Gumi a livello 31. Frogadier a livello 33. Vorrebbe imparare Smackdown, ma anche no, grazie. E abbiamo battuto Karl. Bene, diamo una curatina ai nostri Pokémon con qualche strumento, qualche pozioncina tipo, ad Hawlucha e una super pozione a Frogadier. Ok, proseguiamo. Battiamo anche questo allenatore. A battle, s'il vous plaît. Come vedete è molto francese questa parte. Gentleman Pierre. Oh, Klefki! Eccolo qua, uno dei Pokémon più stupidi mai creati, il Pokémon portachiavi. Tipo Acciaio Spettro, se non sbaglio. E è un casino Acciaio Spettro per questo Pokémon, per il nostro Gumi, quindi sostituiamolo e mandiamo in campo Fletchinder. Metal Sound, ok, mi abbassa la difesa speciale, però noi usiamo Flame Charge. Super efficace, buono. Ci aumenta pure la velocità, andiamo ancora di Flame Charge. E siamo anche a più 2 di velocità ora. Abbiamo battuto Pierre. Che tema fantastico, ma cosa vuoi? Ma vattene. Lotta in doppio. Ok. Prima di questa lotta in doppio io cercherei un po' qui se troviamo dei Pokémon nuovi da prendere. Un altro Pancham. No, grazie. Facciamo i classici tre tentativi. Luxio, ce l'abbiamo già. Come ben sapete abbiamo completato il Living Dex di Sinnoh.
Quindi non possiamo fuggire, dai, dai su. Grazie. E ultimo tentativo, vediamo un po' chi esce. Golbat. Mi aspettavo di meglio, sinceramente. Golbat, anche no. Ok, a questo punto andiamo a fare la lotta in doppio. Allora. Frogadier non conviene, mandiamo Olucha. Olucha e Gumi. Forza, lotta in doppio. I'm looking for a treasure. The treasure will be mine. Ecco, stanno cercando questo tesoro. Non sappiamo se siano in cooperazione o in competizione questi due. Allora, Blake e Heat. Oddio, belli i Meowstic. Ma questa è l'evoluzione di qualche Pokémon oppure un stadio unico, Meowstic? Non ricordo, sapete? E non ricordo nemmeno che tipo siano. Forse Folletto? O Psico? Andiamo di Oltraggio, che colpirà tutti indistintamente, oppure meglio fare focus combinato su uno solo? Meglio fare focus combinato. Andiamo di Hydro Pulsar e Acrobazia. Anzi, poi sono gerbe perché forse sono di tipo folletto. No, andiamo comunque di Acrobazia. Ok, Acrobazia fa abbastanza danno, buono. Psichico mi farà malissimo, infatti sono di tipo Psico, mi sa questi. Infatti hanno usato Psico. Hydro Pulsar non riesce a buttar giù. Cacchio, non riesce a buttarlo giù. Tosta questa, eh. Andiamo di Flagello, allora, e un Exissor veloce su Meowstic per uccidere almeno il primo e far prendere un po' di punti esperienza a tutti. Altro psichico su Oulucha va bene, ce lo prendiamo. Flagello, che okay, fa pochissimo danno. Allora, dato che sono tipo psico, manderei in campo Frogadier. E andrei di, allora, Oltraggio e Surf. Tanto Gumi lo regge tranquillamente. Psichico non lo regge, mi sa. Addio, Gumi. Addio. Mi sa che ho fatto un po' una cavolata a fare Surf qui. Comunque, andiamo di Fletchinder. E andiamo di Acrobazia e Geloraggio. Tosti, questi due Meowstic. Perfetto. Ditemi che siamo arrivati a Temperopoli, per favore. Qui troviamo una Shiny Stone. Così posso almeno curare i miei Pokémon. Sì, Coomarine City, che sarebbe Temperopoli. Ok, andiamo a cercare subito il centro Pokémon di questa città. Adesso riusciamo a trovarlo. L'esplorazione vera e propria di questa città. Vediamo se la facciamo in questo video oppure in un altro. Anche se sembra abbastanza grande, ci sta magari farla direttamente in questo video. E poi magari andare a battere direttamente la palestra. Vediamo, dobbiamo trovare il centro Pokémon prima però, per curare il nostro Gumi. Di qua non c'è nulla. Ma esattamente, dov'è il centro Pokémon in questa città? Cerchiamo meglio. Non è che devo entrare in queste barche? Non penso, no? Non credo proprio. No. Magari devo entrare qui? Devo passare attraverso questa casetta? Ma non credo. Ma scusatemi, dov'è il centro Pokémon in questa città? C'è qualcuno che mi cura i Pokémon? Nobody has ever come here to visit me. Thank you. Ah, grazie, ci dà una Silk Scarf perché nessuno viene mai a visitare, viene mai a trovarlo. Qui possiamo entrare, magari c'è qualcuno che ci cura i Pokémon? No, possiamo rubare un Lucky Egg a questo tipo. I feel so lucky, no one will ever take my Lucky Egg. Mi spiace, mi spiace. Qualcuno te l'ha appena preso. Salve, I need to find a job. I'm not going to last long here without one. Attenzione, questo deve trovare un lavoro perché non durerà molto senza un lavoro. A questo punto entriamo qui. Salve. E ci danno l'opunnite, così a caso. Allow me to take your cross. Grazie. E questo invece ci dà un metronomo. Ok. Oh, perfetto, abbiamo trovato il centro Pokémon. Quindi questa città è sviluppata su due. Su due coste, forse. I don't need this anymore. After all, I could never get it to work. E ci dà un Mau Elite. Perfetto. A questo punto, torniamo dall'altra parte, però, e andiamo a completare prima di tutto il percorso. Poi l'esplorazione di questa parte della città. Completiamola parlando alla gente che c'è qui. Salve. Isn't my boat amazing? Ha un pigliamosca che possiede uno yacht. Non sapevo che fossero
ricchi pigliamosche. Ok, parliamo a questo guru. Should get a new Pokémon. Ok, questo invece è un allenatore. Che ci eravamo giustamente persi. Ah, sei Magikarp. È il tizio dei sei Magikarp. Beh, andiamo di oltraggio. Ok, per fortuna riesce a shottare perlomeno Magikarp. Almeno quello. È comunque più veloce Magikarp di Gumi. Questo forse magari anche per la sua natura, che gli ha diminuito la velocità. Perfetto. Tutti i Magikarp sono stati disintegrati, ora cambiamo Pokémon giustamente per togliergli la confusione, ma andiamo un attimo Frogadier. Eccoci qui. E rimandiamo in campo il nostro buon Gumi per fargli prendere altri punti esperienza. Vai, oltraggio. Colpo critico pure, buono. Dai, con questi altri due Magikarp dovrebbe riuscire a salire di livello. E forse si evolve in Sliggoo a livello 32, eh? Dai, eh. Per favore, evolviti. Perché allenare Gumi è davvero difficile. No, non si evolve, peccato. Salve. Andiamo a sfidare questo nuotatore Alessandro, così un nome italiano completamente a caso. Allora, Quillfish. Direi di cambiare Pokémon contro Quillfish, è tipo acqua veleno. Manderei no, Frogadier no, manderei Colucha. Punte, ok, ce le siamo evitate per un soffio. Andiamo poi di acrobazia, sperando che non abbia veleno punto. Vai, ancora di acrobazia. Ok, non dovrebbe aver avuto veleno punto. Binacle. Sì, ricambia un Pokémon, rimandiamo Gumi. È vero, le spine. Le dannate punte. Rimandiamo in campo poi Hawlucha. No, è vero, devo mandare in campo Frogadier contro Binacle. È vero, è vero, è vero, è vero. Ma andiamo comunque, usiamo comunque Brick Break che dovrebbe essere super efficace e va bene lo stesso. Perfetto. E abbiamo battuto anche Alessandro. Andiamo a dare un'occhiata invece dall'altra parte del percorso dove non eravamo stati. Di qui. Vedere cosa c'è un attimo qua. Ah, c'era uno strumento appunto che ci eravamo persi. Un Altaria Nite, attenzione, una mega pietra, importante, eh. Importante prendersela. Non si può entrare in questo recinto di Skiddo, vero? Perché vedo che ci sono delle bacche lì. Ok, Gumi contro Fluffy, vediamo se ci lascia fuggire. No, non ci lascia fuggire. Non ci lascia fuggire. Ok, ora sì. Perfetto, abbiamo quindi completato anche il percorso 12, perché non c'è più nient'altro da fare qui. Abbiamo esplorato questa parte della città di Temperopoli. A questo punto andiamo nell'altra. Nell'altra parte della città. Vedete che comunque ci hanno dato un botto di strumenti, eh? Pietre evolutive, mega pietre evolutive, anzi a manetta. Ci hanno dato tanta tanta roba. E dobbiamo ancora esplorare tipo un'altra metà di città. Ok, abbiamo curato i nostri Pokémon. Ed ora continuiamo ad esplorare. Salve! My late friend gave this to me. Ok, un altro che ci regala qualcosa. Swampertite, anzi, ottimo. The city where bay and boot are bound. Ok, cos'è boot in inglese? Non lo so purtroppo. My Pokémon has a hasty nature. It has a higher speed than stat than my other Pokémon. Ok, va bene, questo parla delle nature, è abbastanza inutile. Proseguiamo, salve. Il percorso 13 è un deserto arido. Come possa essere così vicino a noi non ne ho idea, giustamente perché loro qui hanno una località marittima, però se ci pensate. Tipo il Mar Rosso, una località marittima, ma è attaccato ad un deserto in realtà. Allora, salve. Qua possiamo comprare roba e sono gli incensi. Se volete prenderli, sono qui. Anche se ormai a questo punto del gioco dovreste averli già presi tutti. This place is too nice. Help me spread some crap around.
Ok, ci dà questa Black Sludge. Grazie. Andiamo un po' a vedere quest'altra parte di percorso. Abbiamo Clem. E abbiamo Lem e sua sorella Clem. I wish we would get rid of the railway and just walk across the town like most towns. Attenzione. The gym is inside the pledging tree. I think it's fitting for a grass gym leader. Ok, questo quindi è un capo palestra di tipo erba, come vedete. E appunto la palestra dentro un albero, giustamente, dicono, ha anche abbastanza senso. Allora, qui dovremmo quindi aver finito tutto, finito di esplorare questa città. Manca solo la palestra e manca anche Clem che è lì davanti. Allora, facciamo che Clem lo sfidiamo adesso, anzi Lem, perché Clem è sua sorella. Lem lo sfidiamo adesso, ma la palestra la facciamo nel prossimo episodio, quindi facciamo Lem ora. I finally caught up, finalmente ti ho raggiunto. Volevo dirti che la palestra a Luminopoli ha quasi finito tutte le riparazioni. Yeah, questo vuol dire che potrei sfidare il mio fratellone. Appunto, stavo pensando che potremmo fare una lotta proprio ora. Fammi vedere quanto sei diventato forte dall'ultima volta che ti ho visto. Ti mostrerò anche la mia forza. Ok. Vai, sfidiamo il buon Lem, che in inglese è Clemont. Allora, Bunnelby. Vediamo se riusciamo a tirarlo giù con oltraggio, eh. Ah, Manshot ci diminuisce la precisione, però noi andiamo di oltraggio, che due oltraggi dovrebbero bastare. Perfetto, non fallisce. Ottimo. Ottimo davvero. Ecco come nel campo Chespin. Azz, Missile Speed lo fa malissimo. Ok, altro oltraggio, perfetto. Ora però sostituiamo il Pokémon e contro Chespin direi di mandare Fletchinder. E infatti Missile Speed ora non ci fa più nulla. Andiamo di Acrobazia. Siamo vicini all'ultima turnata di evoluzioni, eh. Luxio, rimandiamo in campo Gumi per fargli prendere altri punti esperienza. Sostituiamo poi subito e mandiamo in campo direi Hawlucha. Sperando che non attacchi con un attacco di tipo elettro, vediamo. No, Thunderfang invece, ce lo paralizza sicuro, appunto. Niente, Hawlucha morirà. Mi dispiace, ma non possiamo farci nulla. Abbiamo voluto dare i punti esperienza a Gumi e l'abbiamo fatto. Andiamo in campo Forgadier, che userà Surf. Farà parecchio male Luxio. Peccato per questo Thunderfang che paralizzerà sempre. Purtroppo è così. Purtroppo in questo fangame le mosse che mordono sono buggate e applicano sempre lo status. Andiamo poi di attacco rapido. Ok, Fletchinder si prende i punti esperienza. Così come Gumi. Deden, lasciamo Fletchinder. E andiamo di Flame Charge. Nuzzle ci paralizza purtroppo. Però noi lo bruciamo. Golo. Azione e Flame Charge. Bene così. Abbiamo battuto anche Clemon, ovvero Lem. E Fletchinder si evolve. Che bel finale di episodio. Finalmente avremo Talonflame. E Talonflame top. Davvero top. Guarda lì che bello. I think I know what I need to do now to prepare for our gym battle. Attenzione, adesso lui pensa di sapere cosa deve fare per prepararsi alla nostra lotta in palestra. Ti incontrerò di nuovo a Luminopoli. Quindi a quanto pare presto andremo a Luminopoli a sfidare proprio Lem. Per prenderci la nostra, a quanto pare forse quinta, se la facciamo dopo questa, medaglia di Kalos. Perfetto, abbiamo quindi curato i nostri Pokémon e nel prossimo episodio andremo a sfidare la palestra di Temperopoli. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!